50 anni di attività, di arte, di pennelli, di studio e di ricerca, 50 anni di vita in mostra ad Atri. Sono quelli di Reneo Ianni, classe 46, pittore, scultore, architetto atriano. Le sue opere sono in mostra in uno scenario suggestivo, le cisterne romane del Palazzo Ducale. Già, perché per la prima volta la città di Atri ospita la mostra di Reneo Ianni, un artista che ha fatto della pittura una ragione di vita. Sono opere, quelle di Ianni, che accompagnano il visitatore in un percorso di immagini fluttanti di grande effetto emotivo, alcune delle quali connesse a tematiche sociali di un certo rilievo. E allora lo incontriamo proprio tra le sue creazioni di una vita, tra nudi e maschere, tra bronzi e miti. Questa di Atri... Preciso che è la prima mostra che io faccio in Atri, quindi, ed è un'antologica dopo 50 anni di attività. Quindi qui c'è uno spaccato, diciamo, di mezzo secolo di pittura della mia vita, parte della mia vita. Quindi sono 5 segmenti che qui sono ben visibili e spero che sia apprezzato tutto qui. I lavori esposti da Ianni coprono un arco di tempo lungo, dal 1962 al 2012. Si possono ammirare attentamente 50 anni di pennellate classiche, di forme femminili, di maschere teatrali e di bronzi. Una mostra quindi volta a presentare il lavoro di una vita segnata dopo la maturità al liceo artistico e la laurea in architettura a Pescara, da esperienze eccezionali. In questi anni, dice l'artista, ho avuto modo di misurarmi su palcoscenici nazionali ed internazionali, portando le mie opere in tantissime città italiane e in diverse località dell'estero. Pubblico di Atri, ho avuto il piacere di fare questa mostra proprio perché in Atri ho avuto un incoraggiamento da parte dei cittadini che in tanti anni mi hanno anche acquistato le opere, quindi questo questa antologica è stata possibile qui in quanto grazie proprio al contributo delle opere che molti collezionisti mi hanno rimesso a disposizione, quindi altrimenti non potevo mai arrivare a un numero così elevato di opere, perché qui siamo sui 70-80 opere, non ho ancora il numero esatto perché devo fare anche il conteggio delle opere, sono arrivate anche fino all'ultimo momento. Quindi è una mostra, penso, proprio unica per me soprattutto e per altri pure, perché poi in questo splendido scenario delle cisterne romane che trovano proprio un ubicon system per le manifestazioni artistiche, installazioni e altro, quindi sia per l'arte classica che per l'arte moderna contemporanea. La sua vita è stata un'escalation di viaggi di lavoro, da Firenze a Milano, da Torino a Zurigo, da Parigi a Oslo fino a New York, solo per citare alcune città dove le sue opere sono state esposte. Ianni vive da anni a Roma, ma l'Abruzzo, o meglio la sua Atri, sono da sempre rifugio estivo e la sua terra proprio accoglie opere suggestive e importanti anche per il carico simbolico che queste rappresentano. Un'antologica che parte dal lontano 1962, che sono i primi anni della formazione. Nella prima stanza, infatti, ci sono tutte le opere di questo periodo. Ho cercato un po' di segmentare questi periodi, ma poi non mi è stato del tutto possibile per problemi proprio logistici. Però parte dagli anni 60, gli anni della formazione, che ho avuto il piacere di esporre, sono riuscito ad avere grazie al fatto che queste opere erano in zona, voglio dire, proprio all'inizio della mia attività, da quando sono partito. Poi io ovviamente... Sono stato a Roma per tanti anni dopo, quindi ho lasciato questa realtà, ma senza mai lasciarla definitivamente, perché io qui ho lo studio, quindi dove lavoro, sono sempre tornato nei periodi estivi, festività eccetera, quindi non ho mai abbandonato la città di Atri, anzi dirò che non ho mai cambiato residenza, pur vivendo 40 anni a Roma, ecco tutto qui. Lei diceva non c'è un tema principale, però nei vari temi da lei rappresentati soprattutto sì, si riflette il sociale. Sì, allora, i vari temi possono essere così anche questi segmentati nel tempo. Nei primi anni degli anni 60, 70, gli anni della formazione, ovviamente avevo molti, l'influenza degli studi, quindi il movimento razionalistico in particolar modo, neocostruttivismo, la nuova figurazione, queste cose mi hanno un po' dato degli input. Da questi input, infatti, c'è una prima opera che a mio giudizio esprime
esprime, diciamo, un quadro, una composizione che è una specie di ideogramma compositivo che poi noi possiamo ritrovare in tutte le opere. Per chi sa leggere, ovviamente bisogna un po' avere una capacità di lettura un po' più analitica, un po' forse da tecnici, però in quell'opera, che è un'opera rotonda, Le Bianca, quell'opera è uno schema ideogrammatico della mia pittura. Quindi lì è la base, la struttura di tutto il mio lavoro. Per far capire che cos'è il mio lavoro, poi in breve io dico: non ho fatto altro che rivivere la pittura del passato, non secondo i canoni del passato, ma secondo una metodologia progettuale, compositiva, che mi viene proprio dalla lezione razionalistica di cui io sono imbevuto nei periodi della mia formazione. Il disegno, la scultura e la pittura segnano la vita di questo artista tra rigore e voglia di confrontarsi con la storia, e ai giovani che si avvicinano al mondo dell'arte dice: guardatevi dentro, cercate di capire cosa volete fare e poi fatelo. Maestro, dopo Atri c'è in programma qualche altra mostra? No, questa di Atri è la prima e l'ultima, perché forse la prossima sarà il prossimo cinquantennio, ai posteri, poi... questa è volontà, per quanto mi riguarda io ho chiuso, però non è l'ultima mostra sicuramente, perché se in altri l'ho fatta, questa è unica, e cioè, continuerò altri programmi. Cioè, io forse ho lasciato l'Abruzzo un po' per 40 anni dedicando, io sono considerato un pittore romano, non un pittore abruzzese, e qui invece sono considerato un pittore di altri, va bene, comunque sia, tutto questo va benissimo. Il problema qui è che le mostre le continuerò a fare, voglio dire, questa ne è una, ma in altre città dove ho il mercato. Io ho un mercato a livello nazionale, quindi Sicilia, Sardegna, cioè, ho fatto mostre, continuerò il mio percorso, la mia ricerca artistica, quella di sempre. Per me l'importante è dipingere. Questo è... C'è tempo fino al 26 di agosto per ammirare queste opere straordinarie di Ireneo Ianni, perché la concezione dell'arte come continua ricerca e costante studio, ma soprattutto il non aver ceduto alle mode e l'aver voluto parlare della sua interiorità tramite i quadri, hanno segnato e continuano a farlo l'esistenza di questo grande artista.